Già di Makuyasha che si fa la doccia. Un applauso a Makuyasha Lavato! Aspetta che Top Donator funziona finalmente. Quindi gli possiamo mettere la proprietà del Monthly Top Donor, che è una ragazza qualunque. Brava una ragazza qualunque! Oh, cacchio. Ok, perfetto. Eri meglio prima? Cazzo vuoi da me? Questa erba è cattiva? Cazzo vuoi da me? Come di consueto, il sabato è il giorno della Battle Royale qui sul canale Twitch e ci vediamo appunto qui su Twitch. Slittati di un'ora così non avete scusa che io volevo dormire. No, no. Dalle 10 a mezzogiorno e poi tutti con le gambe sotto la tavola. Piaciuto? Tu non hai capito la cosa delle No, gambe si sotto la pronuncia tavola. e si dice Arco. che le gambe sotto la tavola quando uno va a pranzo. Ah, che storia. Sei ignorante di merda? Non avevo mai sentito questo modo di dire di voi padovani. Come di voi padovani? Si dice? Sì, ragazzi, si dice. Ma adesso ho bisogno di chiedere conforto dalla chat. Si dice? Conforto addirittura. Si dice, dice Jules, vedi, non sai un cazzo. Sai un cazzo. Cioè, non ho mica detto e cosa stai dicendo? Never Not Joy, tu Perché? non conti. Vedi, Margherita dice che si dice. Vedi, mi fa Si piacere, dice. mi fa piacere. Si dice, si dice. Neanche Meligio conta niente, neanche San Michele. Non c'è, loro non Ciappa. sanno niente, loro non sanno, non contano nel bilancio della mia domanda. Aracno ne sa pacchi, invece. Ne sa pacchi, Aracno. Grazie mille, Aracno. Novità sul problema cuffie. Come dicevo ieri sera, un ragazzo mi ha mandato una mail con una risoluzione praticamente per ogni problema. Dov'è qua? Davide si chiama, non dico il cognome per via della privacy. Mi ha trovato, prima di tutto, una batteria che si attacca alla corrente per la telecamera fatta dalla Sony. Ah, sì, Quindi mi è una cosa ricordo. che Wow. non dovrebbe fottermi la telecamera. Aspetta che... Shiri, buon di gattone e signora. Già 5, il tempo passa, lieto di aver aiutato. Grazie mille, Shiri. Ah, sì, È mi lui? ricordo. Non lo Su so. Twitch sono Shiri, la scritta è la prima riga. È vero! Comunque, Arca miseria! Ti sei proprio... Sei... giuro, non me lo... Io mi ricordavo fissamente Davide. Niente, a posto così, non importa, grazie mille. Grazie anche a Davide, che è un altro. E il settimo giorno creò il gatto e vide che cosa era ficcante. Auguri, grazie mille. Tra l'altro... poi dopo ho letto così di fretta perché poi dopo sono stato incuriosito poi dal corpo del messaggio e poi sono andato in fondo, sai che alla fine della mail uno si firma il suo... Un saluto Davide, allora niente, E Davide, Davide, era sì, però Davide. all'inizio si è anche presentato C'ha con il suo ragione, è nome. una persona intelligente lui. No, e comunque questo cavo che si attacca alla corrente adesso costa 100 euro, magari non lo compro domani, perché sono più le live del sabato il problema. Poi mi ha consigliato anche una sistemazione per la guida in cucina nerd per renderla wireless, ma non sono molto convinto perché tutte le volte che ho provato sistemi del genere sono andati un po' di merda, quindi non lo so. Praticamente lui mi aveva proposto un extender dell'HDMI che funzionava o tramite powerline, che sono le cose che si attaccano, oppure tramite Ethernet con il cavo, però non so quanto possa essere utile quella cosa lì, bisogna vedere. Tipo le 2 volte al mese che fai la live di cucina, insomma. No, più che altro se devo spostare quello, poi comunque non vedo le cose, tanto vale spostare direttamente il Mac. Lo schermo remoto ha comunque un po' di delay, quindi non so. Non so. Non Però, zoccio. per ultima cosa e non ultima, lui ha detto che non è molto esperto di cavi, però mi ha linkato l'unica cosa che bastava cercare su Amazon. Filtro rumore. Sei cretino? Jack, non so se questa cosa funzionerà, però cazzo, Cioè, se le hai provate funziona. tutte tranne una cosa che si chiama filtro antirumore per jack? Però se ne compro due, lo sconto di 2 euro. Ah, tesoro mio bello. Caro lui.
Grazie, Shiri. Ah, giusto, perché ho tolto il jack dal Mac e quindi. Jack dal Mac. Ah, sono tornato. Sarà su VVVVV. Ah, no, partecipa al contest, tira due biglietti. Va bene, Ash. Ah, sì, mi ricordo. Sì, World Rail, cerca su Amazon. Adesso non ti metto a fare il referral link per 10 euro di roba, però. Non scrivo niente perché mi sono appena svegliato. Grazie mille ad Andrea. 5 mesi. Sei bravo a fare il Visto? mimo. Ah, sì, sì, mi sto ricordo. Handsome meglio, sto Jack. meglio. 4 mesi per lui, grazie mille. Ormai sono guaritissima, proprio più niente. Mia ragazza si chiama Pier Giorgiangela Pezzali di cognome. Pezzali comunque. Scusami, scusami. Vedrete. Ora. Ti chiamo Gattuso, vedi se ti piace. Ora. Mi facciamo vomitare un po'. Ah. Se gira bene, player non bene, se no mi ammazzo perché Perché sono. non dovrebbe? Cazzo, sono tre live che mi gira veramente a cazzo. Anzi, live, ho giocato anche con Karim l'altro giorno. Mi gira veramente di merda. E visto che io le batterole le voglio vincere, fanculo. Cazzo vuoi da me? Quest'erba è cattiva. Siamo Storia, guarda che roba lì, che lavoro. fighi? Se non Ma fighiamo cosa ti noi. serve l'altra chat sempre lì, A scusami. niente. Ah, Solo che così si vede ancora meno, almeno. no, no, Le beh, barre era solo una dell'audio, vedi, le domanda. barre dell'audio sono più vicine a me. Boom, boom, boom. Perfetto. Si può mettere le cuffie. 253 ore, ragazzi. E ancora faccio mediamente cagare. È molto situazionale, pubblica. Sif sta bene, adesso è fuori con mio papà, mia mamma e mia sorella sono andate dalla signora lì del ciao ciao che l'ha morso e le hanno chiesto i dati e lei le ha dato i dati. No. In teoria l'assicurazione mi rimborsa pure la sua. Ci sono le mie pantofolazze. Sotto il letto. Mi puoi recuperare le mie. Non sono sotto il letto, sono. Ah, Perché guarda come tappare via sflicker. prima. Erano sotto il letto. Poi via. Lo Ma la so. sistemano quella cosa lì? Ma non lo so, non so neanche se mi si sia rotta la scheda video a sto punto. Ma che ne so. Solo lì ti si rompe la scheda Scusami, video. dov'è finito il gioco? Perché non lo vedo più? Lo vedo solamente dall'anteprima lì. Oh! E niente, si è fottuto tutto. Ah, sì, mi Questo qua di qua. ricordo. E lui si ricorda. Ok. 1080, arrivo subito, eh. Ok, adesso si vede. Che fatica! Che fatica! Però adesso lì non vedo più coso. È veramente una merda questa cosa qui che sta succedendo, sapete? Ecco qua. Adesso sflickera, ovviamente. Occhio, eh. Occhio. Posso riavviare la lobby, magari? Non credo sistemi, ma infatti continua a sflickerare. Voi non avete idea. Fabi Bubi, buongiorno gattone, signora. Tra un esame e l'altro si rinnova la sabba, grazie mille. Allora, voi non lo vedete, ma a me sta lampeggiando di verde. Super sflicker. Che poi perché lì sì e in live no? Non riesco a È perché è una capire cosa questa proprio del cosa. monitor. Ah, è il tuo monitor. Sì. Ok. Ma lì è suonata una. Aspetta, aspetta. Perché mi rifà così? Aveva funzionato prima. Petus. C'è stata una donazione? L'ho vista comparire lì. Sì, aspetta, aspetta. Ma ha suonato a te? Aspetta. Ok. Che fatica, che fatica. Petus. Buongiorno signor Gatto, le auguro una live ficcante, le voglio bene. A lei è bellissimo, grazie mille. Aspetta che provo a farla ripartire che non l'ho sentita però. Appunto. Ora sì. Sì, l'hai sentita? Ora sì. Ok, dove sono le pantofole? Grazie mille. Ma non è il monitor, sflickerava anche con il monitor l'altro. Quella era la mia ciabatta. Ah, il monitor è da 71 Hz. Monitor a 71 ed è impostato a 71. Permesso? Permesso? Scusa. Vediamo se qui c'è. No, non so se ci sono gli Hz da sistemare qua nel gioco.
No, infatti. Chiedi troppo. Bravo Shepard! Sì, è vero. Dall'ultimo aggiornamento di Windows e Nvidia è stato tutto un discendere. Ed è una merda. No, nel sistema era 60, adesso l'ho messo a 71, come è giusto che sia. Ma Uno. non cambia niente, il problema c'era anche prima. Mamma Dun mia, dun troppo forte, dun fortissimo. dun dun dun. Tra l'altro questo è 71, questo è a 100. Ma con questo qui io non ci voglio giocare, è tutto largo. Vediamo come gira. Sì, dai, non bene. Beh, insomma. Fidati, girava meglio prima. Ho anche abbassato roba, eh. Larghici. Sì. Ho abbassato qualità. Dovuto, porca vacca. Perché Windows ogni volta che si aggiorna è una merda. Planky. Si aggiorna tipo 2 volte alla settimana. Cosa sto facendo? Guarda come ghetto lui. Più Bella quella felpa, mi piaceva. Perché bella la tu non ce mia. l'hai? Perché non Guarda, io ce c'ho il giubbino da fico. l'hai? Sì, vabbè, ma è normale questo. Ce l'hanno Come tutti è quelli normale? Non è normali, vero, sì. questo qui ce l'ho solo io perché sono partner. Guarda, c'è scritto Dio in terra. Ah! Pensa che storia. Martedì che vada tutto bene. Cosa succede martedì? Vuole letto. L'ha scritto Nido. Cosa succede martedì? Ci sarà un altro aggiornamento? Ah, dici per il server? Papà Pia. Eh, si legge meglio, Sì, ma ho preso paura, ho detto mamma. no? Con il 1080 non dovresti stare tranquillo anche se stanno tutto ad ultra? Dovresti. Perché martedì sera c'è la serata con Ma l'ho detto Fish. prima. Lui l'hai detto per martedì. Vabbè. Eh sì, no, Sì, l'ho detto un non ti ha secondo sentito. fa. Allora non ti ha sentito, scusa. A parte il fatto che c'è le cuffie rovesce. Brutta ignorante stronza. E sono tue tra l'altro. No, queste sono mie. Vabbè, l'ho messo su a capo. Non l'ho Stronza. guardata, però non l'ho mica Stronza. toccata. Che me frega. C'è il bracciolo tuo. Stronza. Ho Che senza di te sabato preso. scorso le ho vinte tutte. A mani bassissime Ma se proprio. sabato scorso abbiamo fatto la live di cucina. Primo sabato scorso che ho giocato. Non sabato Che se scorso. vuoi mi metto là e gioco con la mia Switch, No, devi non è stare qui e mica un portarmi problema. fortuna. Comunque non è vero che le hai vinte tutte. Non ne hai vinta manco una perché ti ho guardato, quindi non dire le Merda. bugie. Ale, un anno, dov'è il mio regalo? Dov'è il suo regalo? L'hai aperto? Era il Le suo faccio una regalo. donazione e torno a studiare fortissimo per l'esame di martedì. Mi fa gli auguri, Sir Gatto. Tanti auguri, Chiara! Tanti auguri, Chiara! Tanti Regalagli questo. auguri, Chiara! Tanti No. auguri, Chiara! Aspetta, che sta arrivando uno! Aspetta, aspetta, aspetta! Che paura! Che paura! Entra. Squalo giocatore, grazie mille. La deathcam credo che sia superflua. Mi ha dato un È stato quel messaggio, ma suono incredibile. questo c'ho. Va bene. No, carimusa. Cosa hai scritto? Volevo essere virgolette, ma ho scritto un 2. Tun tun turu tun. Tun tun. La prima è super vergine. Pappa Super Pia. vergine. Oh, guarda quest'uomo com'è sexy. Hai visto che adesso ci fa spawnare a cazzo nella mappa? Per non Ah, è appesantire gli vero. Zervans. Da quando questa cosa che non l'avevo mai vista? Dall'ultimo aggiornamento l'altro ieri. Posso anche entrare nelle case. Ma non c'è niente. Che Non c'è niente come strano. nel gioco vero. Stanno rincorrendo, tra l'altro li sento. Sono tornate? Ah, sì, È mi ricordo. tornato?
Sì. No, no, non hanno problemi. No, si sono fermati a chiacchierare. Noi siamo in lives. Grazie ad Aurora. Come glielo dobbiamo dare? Compresse appetibili per cani e gatti. Leggi. Come? Non si legge sugli aerei, come Certo. Lo spezzi e metti nel cibo. Non mi sembrava così grande, Jules. È appena arrivato un antibiotico, Darkmark. sta benissimo, ieri sera era tutto vispo. Sta bene, ma stava bene anche ieri, Sì, ragazzi. infatti. Non è mai stato male, Sif. Ma dipende, Jules. Lui deve prendere un farmaco che comunque è troppo duro rispetto al cibo e fa fatichissima. Cioè, lo vorrebbe mangiare, però lo sputa, lo sputa. Fatichissima, non credo sia giusto. Cosa raccomandate di 12 Dai, verso dai, 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 5? dai, 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 dai. Oddio, no, non c'è l'entrata qui. Oh, cazzo. La vedo dura che ti spari, non la puoi. La vedi dura. La vedi male. Partiamo dall'alto, allora. Comunque la dose raccomandata è di 12,5 mg per chilo di peso corporeo ogni 12 ore. Quanto pesa? Sì. Credo sia arrivato a 16-17, adesso bisogna ripesarlo. Per sicurezza. Non l'hanno pesato l'altro giorno, ieri. In hospital? Non so. Nogueiro. Vietami. Vabbè, ci metto un attimo a pesarlo adesso, Perché adesso devi sapere. Faccio venire un'ernia, ma lo peso io, sì, lo prendo in braccio. Buongiorno. Stanno sparecchiando tutte le tavole del mondo. Parecchiando. Ah, cazzo. No, aspetta, forse questo qui ci va. No, vabbè, lo prendo lo stesso, non si sa mai. Tu 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 tu. Eri meglio prima. Non c'è niente. Ma non è che lo peso a braccia, mi peso io sulla bilancia, vedo che sono ciccione, poi prendo in mano Sif e faccio la sottrazione. Credo come Wow. fa chiunque nella vita che vuole pesare qualcosa. Io Sì, faccio si così anche con la muove. pasta. Sì? Monti sulla bilancia con la pasta in mano? Certo, con una manciatina. Faccio la sottrazione, poi vedo che magari ce n'è troppo, butto via due subbiotti e mi ripeso. Ho trovato praticamente una scega qui Niente. dentro. Questa maglia ha le braccia corte. Mi infastidisce la cosa. Ah, dal veterinario c'è una bilancia apposta per gli animali, Jules. Ci va anche tranquillo. Vabbè, è una roba gigantesca, però. Scientifico, vedi? Molto scientifico. Però non so perché, il monitor mi sembra un po'. Cosa ti Ecco.','//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 
Hai spostato di Scomodo. mezzo millimetro. Sì, ma infatti non è migliorata la situazione. E vi leggo poco, vi devo girare molto lo sguardo. Dovrò. Sì, mi sa che mi serve quell'affare lì, che almeno li ho un po' più pratici. È che vedi che l'altezza Sì, differisce ma solamente di basta, pochi non ho centimetri. bisogno. Guarda che alzandolo Devi così considerare. viene qua, eh. Ho capito, ma tu devi considerare la tua vista, il tuo occhio, al momento, arriva lì. Aspetta, aspetta. E cazzo, l'aereo di merda. Ne ho sentito uno, ma. Di sopra in teoria. Che paurissima! Era lì nell'angolino tutto duro. Mi sia saltata una coronaria. In prefires? Cosa ho fatto? Oh! Non volevo, perché ha cambiato? Che stronzo! Che stronzissimo, era in vantaggio tantissimo lui! Guarda che c'aveva di tutto! Ma è stronzo proprio, stronzo! Stai tranquilla, ho vinto io. Sono il più Quest'anno festeggio forte. i 30 anni, non più i 28. Mi tengo comunque 50 colpi nel caso trovassi un cecchino. Faccio così. Prendo questo. Carità, mi fa un po' cagare il Thompson, però. Mi sa che abbasso un po' il volume. Niente, non riesco a Tum smettere di sbadigliare. Come posso tum tum tum. fare? Adesso vedrai che caffè entra nel circolo vizioso. Insomma. Voglio Mi bevo anche una bevvi. anch'io una beva. Il terzo, lo slot delle armi serve per le cose, per le pistole. Aspetta, anche questo. Oh, lì. Adesso abbiamo un Thompson vero. Guarda qua. Serve un giubbino nuovo, un elmo livello 3? No, zaino livello 2? No. Ho zaino livello 2. Giubbino di livello 2. Oh, è così. Abbiamo Siamo a solo posto. guadagnato di questa esperienza. Ah, sì, mi ricordo. Chi è? Matteo, grazie mille. E anche per il canne mozze. E vabbè, ma il canne mozze non c'è in questa mappa qui. Cazzo, cazzo, cazzo. Sai che adesso c'ho il dubbio? UMP o no, dai, teniamo. No, dai, Io meglio andrei di l'UMP, meglio l'UMP. Fanculo, che l'UMP magari ci posso mettere anche il mirino che era di là. Sì, tiè. Allora, questo qui non mi serve più. Butta questo qui. Anzi, me lo tengo che tanto non occupa così tanto posto. Ma il Mitra Thompson è il Tommy Gunn? Sì. Ah, che ha cambiato nome il Mitra Thompson. Non so perché lo chiamino Tommy Gun. Sai che Thompson è la marca. Buona. Non c'ho più da caricare. Perfetto. Prendere un po' d'acqua. Vadi, vadi! Vadi, beva, beva! No, Cambio anche la tua. la mia è perfetta. No, Non è mi di ieri toccare l'acqua. sera. Dammi qua. Io tengo il bicchiere dell'acqua lì finché non lo finisco e non lo riempio di nuovo. E lei è fissata che lo devo buttare via una volta al giorno. Entra. Grazie, Veronica! E grazie anche ad Hobby One. Ho capito.
capito. Ah no, aspetta, continuano a salire a sto punto. Scarelle? C'erano scarelle? Me lo sono perso. Sai che mi sento un po' schiacciato con l'FOV? Non so per quale motivo. Eh no, è solito. Perché tanto dopo quando guidi la macchina questo FOV diventa una merda. Ma non lo so, mi sento un po' strettino. No, a me non pare di aver visto lo scarico nel loot. Che paura. Lui aveva l'M16, questo qui, e aveva l'Uzi. Tommy Gunn è un soprannome e un altro è Chicago Typewriter. Troppi nomi, troppi però. Vedi? Massimo esperto lui di pistolettate nel culo. Specificatamente lì. E Paolo fa parte della mafia. The Holocron, grazie mille. Va bene. Grazie per il ragguaglio. Chissà dove sono entrato. Strano, sembra. Ma Buongiorno, buongiorno. scusa, questo è lo stesso edificio che avevo lootato io? Ho trovato mille robe di più? No, non credo. Non è possibile, non sono così stronzo, dai. Dove passa l'aeroplano? È distante. Non ti ho sentito. Dove ci troviamo nella mappa? Ci troviamo in mezzo. In mezzo, benissimo. Non so veramente che cacchio fare, anche perché non so. Non mi viene voglia di lootare ancora questi edifici che potrebbero pullulare. Questo qual era questo qua? LM16 con un 4 per sopra. E questo è a colpo singolo. Hai ragione. No, ha ragione Dino the Pounder che l'ha scritto in chat, quindi Potevi prenderti il merito. non sono così stronza. Ma ci sono cose alla quale sono talmente abituato che non mi viene da fare nulla. Come avere un giubbotto, un elmetto. Ad esempio, ho l'elmetto di livello 1. Me ne servirebbe un livello 2, però. Mi chiamo Alessandra, ma Pier Giorgiangela per gli amici. Anche Piergi va benissimo. Con la Ypsilon. Con la Ypsilon. Attenta e onesta. Fa anche la cacca. Me l'ha detto lei. È vero. Non dovevi dirlo a nessuno. Non tieni i segreti questo qua. Sono rimasti in 31, di cui ne ho ucciso uno. Quanti siamo? Aspetta. Ricominciamo. No. No, è un Ti sembra gioco. che si tira una macchina. Ah No, ma sono di vedere uno che correva. sì? Ma era un tronco. Era un bruco? Un tronco. Ti piace la carne piccante? Molto piccante. Non sono E abituata a il piccante. finocchio. Cosa? Perché mi hanno regalato della carne. Ecco uno lì, aspetta. Non lo vedo più, eccolo lì.
perché cazzo ce l'ho? L'ho preso però, eh. È che ce l'aveva la raffica, vaffanculo, non ho controllato. Corri, imbecille. Merda. Che cazzo. Sta girando intorno. No, no, è un altro quello. È un altro. Sì. Cos'è stato? Non lo so, sinceramente. Sembrava un airdrop che cascava. Sì. Sì, però mi sembra strano. Non sono passati aerei, non c'è. Oppure un fucile silenziato. Sarà qualcosa qui dentro. No. Ah. No. Cosa... Non lo so. Senior, signor gatto, piaciuta la carne secca? Sì. Sì, ti ho ringraziato anche ieri sera, però picca veramente tantissimo. Ho pianto. Ho pianto, sì. Ah, così tanto piccante. E ne ho mangiato, ne ho dato un morso giusto per assaggiarla, così. E ne ho un chilo, quindi sarà... Sarà dura. Sarà divertente. Però l'avevo messa io nella lista desideri, quindi infatti... Cosa? Io l'assaggio volentieri. Ah, sì, mi ricordo. Grazie a Pier Francesco per i 6 mesi. Non sento un cazzo adesso, mi sento un po'... Vulnerabile. Aspetta, aspetta. Che cazzo di merda ho fatto. Ma ne ho uno dietro anche. Merda. Ho paura. Dai, lì, fermissimo. Sto usando il cecchino, tra l'altro. Si sta sparando con quello sopra di me. Cazzo, che male! Scappo! E c'è quello lì! Fanculo! Ce ne sono 8! Dai! Non mi ha ucciso lui, mi sa, però. Che sfiga! Dai, cazzo! Non potevo, mi diceva che non si poteva fare. Perché? C'era scritto... Perché probabilmente era incastrato nell'angolo. Mi ero messo... Invece E lui mi ha ucciso? Ma scusa, non mi sembrava che mi avesse manco sparato. No, ma era girato da un'altra parte, poi si è girato all'ultimo, verso te ti ha dato un colpo. Che arma è, scusami? Questo è la K. Per carità, fa malissimo, E anche il giubbino per i due... Non è vero, no, dai. No, dai, ragazzi, non mi ha ucciso lui. Per carità, la deathcam comunque non è precisa perché lui spara sempre più storto. Non è precisa la deathcam, per carità. È tutto girato a sinistra. Però mi sembra veramente strano. Vedi che c'è un altro in basso a destra nella mappa? Sì. Che ha iniziato a spararmi per primo, vedi? Che mi ha fatto tutto male. Forse mi ha dato il colpo di grazia e basta. Sì, ma cioè, vabbè. Non dico niente. Vabbè, io lo segnalo, vediamo un po'. La mia del giocatore si è spostato automaticamente nel culo dell'arma. No. Terzo. Ah no. Non lo so. Siamo così. Poi magari non è colpa sua, ma verificheranno. Non ne ho idea. Cioè, finché non sistemano sta killcam, io... Beh, ovvio. Io il dubbio me lo faccio venire sempre. Dai, cazzo. Poi comunque, scusami, che cazzo serve che mi mettono la killcam se non è... Sì, precisa, infatti, cioè, se non è proprio una scemo. Cosa che pure sbagliata, io come faccio a giudicare se questo qua sta imbrogliando no, o meno? Punto. Visto mi dai questo potere, io lo uso. Ma non è detto che sia un cheater Star Wars, però ero in una situazione calda. Ero tra due che mi sparavano e lui effettivamente dal mio punto di vista non ha sparato un colpo e sono morto. Ma anche dal suo punto di vista non ti ha puntato col mirino, no, cazzo. È vero. Ha mirato tutto a sinistra, si è vagamente avvicinato a te e poi è tornato a sinistra. Sì,
Sì, dalla mia visuale è già girato E anche dall'altra. dalla tua visuale, quindi da nessuno dei due visuali era girato verso di te, quindi boh. In che senso, Maudid? Sì, infatti, Jules. Butto col 360 doppio! Era un 7 qualcosa. Dai. 7,45 direi. Mi ricordo che le prime volte che abbiamo avviato PlayerUnknown ci stupivamo del fatto che si potesse nuotare. Era incredibile perché non è una cosa normalissima nei giochi. E sotto l'acqua significa morire. Invece no, qui c'è acqua a nuotare, devi anche nuotare per attraversare i fiumi. Cioè, particolare qualcosa. Si può nuotare, si può nuotare, si può andare sott'acqua. Mi manca il Day One di PlayerUnknown. Lì eravamo forti. Più o meno, non è vero, erano tutti seghe il Day One di PlayerUnknown. I tempi in qualsiasi cosa era meglio di H1Z1. Beh, H1Z1 al Day One non era per niente male, dai. L'hanno rovinato. Esattamente come dai culli. Affanculo. Come? Erano giochi belli No, che... l'ultimo, non ho capito il The nome. Cooling. Che cazzo è? L'ho fatto, ci ho fatto un paio di video e parecchie Quanto live. tempo fa? Perché non l'ho mai sentito nominare. 2016, se non E... sbaglio, The Cooling. Ehi Siri, quando è uscito The Cooling? The Cooling. Ok, ho trovato qualcosa su internet cercando quando è uscito The Calling. Da un'occhiata. Non è. A parte che cooling non credo che sia. È uscito molto prima di questo, The Calling, tra l'altro. Questo nome è ambiguo. Cos'è? Questo nome è ambiguo. Nel cooling. Vabbè. Non c'è Lucas. Paladino della Justice. Sono fuori dalla Zonas. E vabbè, di pocos. 2016, conferma Amleto, grazie mille. No, 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 non... Gaich, non so se parli di The Cooling, ma non ha perso un po' di utenti, è morto come gioco. E online ce n'erano 15 l'ultima volta che ho guardato. The Cooling è morto, non ha perso utenze, è proprio defunto completamente. Chiuso. No, chiuso ancora no, ma diciamo che non se la passa bene. Marzo 2016, comunque. 2 anni quasi. Che merda! Bagno, ho guardato, sì. Che loot di merda, ma forte anche. Scusa, la mappa nuova non... Non è capitata. Che Strano. palle. Particolare. No, solo la La prima prima partita volta, sì, ma poi sì. sei crepatissimo male. No, Shepard, in realtà basta fare una cosa molto semplice per risolvere quel problema lì. Nei giochi che vuoi giocare full screen, ad esempio PlayerUnknown non mi funziona più in finestra. I giochi in finestra senza bordi non hanno più questo problema, non ce l'hanno questo problema, quindi vai tranquillo. Quelli full screen o premi Alt invio e ogni tanto funziona, ogni tanto no, oppure cambi la risoluzione in game. Ad esempio, mi sflickera a 1080, metto 720, non sflickerà più, lo rimetto a 1080 e funziona bene. Ma non hai mica risolto il problema. No, non ho risolto il problema, però almeno Quello funziona. penso che intendessi dire che in quel modo là No, risolvi mi ha chiesto, proprio. lo so, capito, però se io metto dei driver più vecchi, cazzo, magari i giochi mi girano pure peggio, dipende dal gioco, dai driver che sono stati installati, non ne ho idea, cioè... Di necessità virtù, come dice la mia mamma. H1Z1, no, H1Z1 ho ancora giocato. È ancora molto giocato.
è ancora partner di Twitch, ricordiamo. Al TwitchCon c'era l'arena gigantesca di H1Z1. Poi dopo tutti erano a guardare PlayerUnknown, come le persone adulte. Però c'era un'arena gigantesca di H1Z1. C'era la Omen, quella dell'HP, che aveva creato un mini torneo di H1Z1. E alla fine io ero lì. Non sono riuscito a filmare tutto. Però hanno vinto. Hanno fatto esplodere i coriandoli. È venuto fuori scritto Winner, Winner, Chicken Dinner. Ho fatto vedere un pochino il Journey Gamer. Non tantissimo perché ero arrivato un attimo dopo. Anche perché non stavo seguendo il torneo. Passavo di lì. C'era una puntata di Modern I blooper Family. del Toto Gatto li avrete in settimana. Datemi un attimo di tregua. Perché devo ancora montare il video che esce lunedì. Dimmi. C'era una puntata di Modern Family, non mi ricordo se è dell'ultima stagione o Non mi quella dire un cazzo, dell'ultima. non l'ho No, finita. no, no, ok. Ok. In cui il titolo, siccome era sul giorno del ringraziamento, il titolo era Winner Winner Turkey Dinner. Bellissimo. Pensa, che storia. Vabbè. Forse fare un tentativo con i driver in beta, ostia. No, no, no. Troppo, ragazzi. Vi ricordo che, cioè, dipende il futuro del mio canale da quelle cose lì. Io aggiorno con quelli ufficiali, andare in beta non mi fido per Ma niente. visto che Oh, sei, cazzo. che fai anche le live per Nvidia, mandagli una mail e chiedergli. Vabbè, ma loro sono Ehi! Nvidia Italia, non è che fanno loro i driver No, ho capito, magari direttamente. ti danno Sì, potrei una domandargli. risoluzione, visto che. C'ho il numero di telefono in realtà, c'ho il Dici, biglietto da cioè, video. c'è un modo per risolvere Aspetta, aspetta, aspetta. definitivamente o no? Non so se senti, qui c'è la guerra. Ah no, ma l'esplosivo, no, niente. Mi prendo il buggy a sto punto e vado in posti più belli. C'ho una sega. Pensavo fosse uno che sparava con un grosso calibro, invece. Perché adesso sto ascoltando il suono tramite jack, quindi tutto l'audio è diverso. Ah Simone, ho tolto Shadow Play, ho abbassato qualcosina e adesso sembra andare. L'ho messo full screen. No, comunque stavo dicendo che se io installo i driver in beta o roba del genere e poi non mi funziona bene qualcosa, è finita. Perché io già sto facendo 7000 prove prima di registrare un video. Anche ieri ho registrato Sea of Thieves con Mark e Moro e ho fatto comunque 4 prove di registrazione sia audio che video prima. Perché ogni tanto Shadow Play me lo tirava nel culo, come quella volta lì del video che ho dovuto recuperare l'audio a parte ed è stato terribile da montare. Cioè, se io aggiorno i driver e mi dà problemi in live o in video, cazzo, mi blocca il lavoro, non posso. Prendila. Decree, grazie mille! Quindi non posso. Non me lo posso permettere. Esatto. Perché ti devi mettere il cazzillo davanti alla bocca, più vicino a me. Perché ti puzza l'ano di merda. Non mi sembrano cose correlate comunque. Entra. Chi l'è? Ah, vedilo, grazie mille. No, dai. Oh, cazzo. Leggi cosa ha scritto il buon Freedoc, per piacere. Frido! Frido, dov'è? Perdere la cognizione della settimana e scoprire che oggi è sabato in base a cosa gioca gatto. È la sua versione al femminile. Capito? Cosa ho detto? Cosa ho detto? Cosa ho detto? Cosa ho detto? Ti do un Ah no, ma sai perché l'ha detta quella cosa lì? Ma cartone, ti do. sai perché l'ha detta quella cosa lì? Sì. L'hai vista l'Instagram Stories Sì. di ieri? Sentita. Dai, sessismo. Misogino che non sei Ma altro. va a cagare, va. Ormai sono tutti sessisti. Cioè. Puoi parlare che ti devono rompere i coglioni per qualunque cosa. Devi pesare ogni parola. Non ho detto niente, non ho detto. Vabbè, ieri era una stronzata che l'avete detto apposta. Però in generale. Entra. Grazie a Gaccio! Si scherza con le pischelle. Sto babbo mi dice Baffinau. Ma se mai un giorno mi tratterai malissimo, avrò le prove di tutto.
i tuoi surprusi. Sì. Bello surprusi, aspetta. Surprusi. Aspetta. Non credo che... L'ho preso tantissimo. Non credo. Ha perso tutta la vita, guarda. L'ho visto. Minchia, sta malissimo, sta piangendo a casa sua proprio in un angolo. Ah, che male, mi ha colpito il gatto. E mi butto dal balcone. E rientro dal balcone. C'è niente. Che palle. Molto bello. Ah, sì, mi ricordo. Capelle de paia, scrivo poco che così non la distraggo. Grazie per tutto, le si vuole bene. Grazie mille a lei. Sono distratto uguale, hai visto? Anche turbato, ho sentito che turbava. Col pistolino? Questo c'ho. L'ho colpito. Cazzo che forte che sono oggi. Lo colpisci col pistolino? Ho capito. Parlavi del cazzo. No. Non necessariamente. Un cazzo piccolo. No, non devi andare a nessuna parte. Ah, sì, mi ricordo. Matto, 10 mesi di ficcanza, grazie per le ore di divertimento che ci regala, senti. Grazie mille. Beh, Flammel, siamo in una battle royale, adesso vai a vedere che mi fa... Vedi perché l'FOV è sbagliato metterlo alto in prima nome? Perché vedo questa barra più della mia vita. Ecco qua. Non serviva a farlo. Non ti piace lo scarelle, vero? No, mi fa schifo al cazzo. Perché cioè, se non c'hai una maniglia qua per tenerlo fermo, il rinculo va a giovedì scorso. Fa quando spari. E poi c'è un mirino che va a fanculo. Un canotto. Dobbiamo continuare Westworld. Westworld! Sono troppo lungo, poi non mi ricordo più. Sai che ho una mente, una memoria così. No, Gaccio, perché hai atteso troppo? Vedete, dovete ricordarvi sempre di resubarvi, ragazzi. Vi dovete sempre dovete sempre ricordarvi di resubarvi. Soprattutto se avete Amazon Prime. C'è anche Antonello Bot che ve lo ricorda. Quindi se siete sub, cercate. Ah. Cercate. Se avete Telegram, cercate su Telegram Antonello Bot. Va bene? È il bot creato da un fantastico essere umano. Perché non so come descriverlo. Come si chiama? Un operatore. Un hacker. Non è hacker. Da un fico. Tuo abbonato. Sì, no, che vabbè, volevo dargli. Dal codificatore. Programmatore. Codificatore più figo. No, non credo che sia giusto. E vi ricorda lui di resubarvi quando è ora. Ogni tanto ve lo ricordo anche quando non è ora, però almeno rimanete sempre sul pezzo. Sì, sì, ti mette pepe al culo anche quando non serve. Cioè, uè, guarda che... Come Riccardo Schicchi. Quindi ci... E se siete, ad esempio, subate con Amazon Primes... Fate sempre un check, ad esempio, ora, fate tutti un check e cliccate su abbonati. Se c'è scritto rinnova gratuitamente, fatelo, se volete, se non volete non lo fatelo. Ma se volete fatelo, fatelo se volete, se non volete non fatelo. Così siete sicuri, se volete fatelo, se no non fatelo. Nel caso vogliate, fatelo. Altrimenti, no. Però, volendo, nel caso vi serva, sapere, forse... Però, volendo... Sì. Penso abbiano capito il concetto, sai? Fatelo o non fatelo? Hi.
vai. Io c'ho già un redotto, vaffanculo, sono scemo. Vai, vai, vai. Dove vado? Fangulo. Ma io c'avevo anche l'impo... Ma sono pirla? Oggi non ce la faccio, oggi ho qualche problema mentale. Sei distratto? Perché sei bellissima. Non credo sia quello. Ah. Hanno sparato. Entra. Grazie a Ricky Manny. Bravissimo lui. Bim. Aspetta che sento sparare da qui. Non avevo un buggy prima. Ma se li corro in culo è meglio. Allora. Ecco. Che cazzo sarà questo stronzo? Ormai. Vuole per il deretano, deretano, deretano. Ho parlato sopra e non ho sentito dove ha sparato. Per una volta non è colpa mia. Cazzo, mi sembra vicinissimo comunque. Capito, non è che c'è il teletrasporto perché è mago. Potresti bere. Scusa il tuo passo felino da gatto. Io continuo a sentire i rumori peggiori della storia, ma non vedo niente. Abbiamo fatto una kill almeno? No. Che tristezza. 29 vivo, dai. 28. Che palle, l'hanno fatto apposta per smentirmi. Che partita ansiolitica, non c'è niente. Vero? Lo so che è tutto campo aperto, ma che devo fare? Piscata pure. Era tuo che ha vibrato? Sta bene, Sif, sta bene, sì. Sif, sta bene. Coveiva Zanocchi! Non ci mai ritardo schicchi, dice sempre io Zanocchi. Perché? Perché poi dice are, 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 oh! Easy Rider! Sono Renegade! Dov'è? Dove è andato? Aspetta! Cosa? C'è un altro ancora dietro di me. Dai. Madonna, l'inseguimentissimo! Che vuoi fare esattamente? Lo metto sotto! Non l'ho preso! Vado a fare in culo, ciao! Com'è successo? Dov'è? Eccone un altro ancora! Dai! Il terzo incomodo! No! Il sasso? Ah. Dai, dai, dai! Cosa sta succedendo?
Con un rinculo della Madonna. Aspetta che c'è ancora l'altro. È andato a fanculo l'altro, credo. Sei sicura? Penso di sì. Ci ha sfanculati? C'aveva anche il co- cosa c'aveva nello scheletro? Il blu? Sì. Ho sbagliato. Via. E via. C'aveva una sega, non c'aveva questo bastardo manigoldo. Ti ha fregato la moto? Sai che è possibile? Me l'ha ciulata per davvero? Sì. Ah no, eccola qua. Che storia. Avevo la macchina, per carità. Fa cacare quella macchina lì. Ostia, sì, però è tutta crivellata. Meglio la moto. Ostia, somma. Intanto adesso rischio vinto di morire. Perché la... Oddio, no, dai, Ah, ecco qui. Intra. Aspetta che ci sto distante, che questa qui è di sciotta. Intra. Intera! Fammi guardare la mappa prima. Valea. Entera. Eccolo. Alec, grazie mille. È qui, lo sento. Il secondo lato dovrebbe essere qui. Sinistra. No. Fai un giro tutto intorno, girati. Aspetta, no, è qui davanti, lo so. Però l'audio è sballato. Me l'ha fatto sentire troppo vicino. Che ci deve essere qualcuno là. Perfetto. Bene. Cazzo, c'ha l'otto per e roba questo, eh. Questo lo voglio. Pensa quanto è incazzato questo qua. Ah, non c'aveva un cazzo. C'è... Vabbè, l'M4 fanculo, lascia fare. Padella. M4 va con questi, se non sbaglio. Questi buttiamoli via. Ancora. Dammi l'otto per. Bene. Dammi il 4 per. Bene. Dammi questo. Dammi questo. C'era tutto? Eh sì, era. Guarda che roba. Era preparato, era. Spazio insufficiente, butta via questo, butta via questo. Non avrei dovuto buttare via quello, ma non importa. Boh. Adesso voglio aspettare un po'. Ridammi. Ma scusa, ma quindi la moto che abbiamo sentito prima, che cazzo è passato e basta. Che belli questi guanti con le borchie. Ah, giusto, io c'ho un sacco di bende in più. Il puntatore laser? No, aspetta. Strano che qui 4 per. Cioè, sento sparare tutto intorno. Già l'aereo. Era la moto, affanculo. Aspetta, lo senti? Sì. Compensa. No. C'è il cecchino? Non c'aveva il cecchino. Povero Cristiano. Malgioglio. Pensa anche lui quanto si è cagato che stava lì arrivando su tu piano piano. Zec. No. Cazzo, c'è lì c'è l'airdrops. Gli occhiali da sole. Non li metto? Vai.
faccio il ganzo. Aspetta che sia una bella visuale da qui. Ho ciò che mi va sotto l'orizzonte. Tua mamma. Sì. Di poco però, eh. Puoi lo vedo. Qualche minuto, vediamo se qualcuno arriva. Se poi non sono anche nessuno. Dentro. Cazzo, dai, gli è passato attraverso la macchina, avete visto? Ma in figa. Non questo è sceso. Questo sta andando tantissimo all'andro, sì. Poi ho detto, nope. No, cazzo, sta venendo da me. Cazzo, mi sparano. Non più. Stai fermissimo, a posto, magari non dopo vicino al muro. Ah. Che non ti butti in una bomba. No, ma non credo di avere gente vicino. Insomma, credo che sia passato qui con la mano. No, è passato, ma è andato via. Ma porca troia! Dicono di togliere l'8 per. Ma l'8 per mi è utile per guardare distante. Lo so, Esprit, però. Un attimo. Dov'era? Lì. È disteso su dietro la pietra. Cazzo! No. Merda. Da dove cazzo è arrivato? Sarà stato da dietro. Da che sfiga! No, fammi vedere. Cazzo. Mannaggia. Vedi, era dietro. Così. Era dietro. Ah, mi aveva visto proprio. Ah, così proprio? Da... No, scusami, non gli è calata la vita? C'è qualcosa che non va. No, non va bene. No, aspetta. Poi, per carità, va bene che mi abbia ucciso, però è stato fuori per un po' e non ha perso vita. Niente di niente. Fammi rivedere. Solo si vedrebbe anche lì. Non si è visto lo schermo rosso e non ha perso nulla. No, effettivamente... Ok che devi stare qualche secondo dentro il coso, però... No, ah no, da qua adesso non c'è entrato. Non importa, anche con il painkiller quella cosa lì scende e poi ritorna. No, ragazzi, la barretta gialla non ti fa stare vivo per sempre, però... No, non era dentro la zona, semplicemente. Adesso da qui sembra che la zona fosse... No, infatti. Là in fondo. Vabbè, era la killcam fottuta, allora. Vabbè, meglio così. Sì, è un bug della Spectate. Peccato, cacchio, peccato. Avevo controllato dietro, non avevo controllato a destra, ho sbagliato. Vabbè, dai, 3 kill. Insomma, l'avresti visto lo stesso, comunque. Non credo l'avresti visto lo stesso. Non lo so, avrei dovuto controllare in ogni caso. Massimo non l'avrei visto. È già passata un'ora?
sì, mi ricordo. Non vedo l'ora. Speedy, grazie mille, sono le 11. Lì. Porca troia. Come fai a vederci qualcosa? Non lo so. Tre kill top 10 è andata bene. Avrei preferito far meglio. Dai, potevamo vincerla questa. Mi è andata di sfiga alla fine. Ma stavo giocando safe, tranquillo. Ah, ma siamo ancora nella mappa vecchia, che palle. Che palle. Ha fatto? Non puoi uscire e rientrare finché non trovi quella nuova. Non ci ho sbatta. Che noia. Mi devo lavare, ma non se continui la live. Vabbè, tanto fino a mezzogiorno tutta la dobbiamo fare. Anch'io. Come vuole il tempo quando ci si diverte e si muore. Dai, allora ce ne andiamo giù aggressive su questa, così moriamo subito e facciamo la mappa nuova. Nell'isola, nell'isoletta. Eh certo. Vai. Eh certo. Fino a mezzogiorno potete puzzare. Oh, sto notando, dai, anche che gli spettatori sono decisamente di più di quelli che avrei avuto un'ora fa. Perché di solito si chiudeva a quest'ora qui, invece adesso siamo bene. È stata proprio una bella idea switchare, anzi slittare di un'ora. Sono il migliore che pensa alle cose. Sono la persona che ne sa di più di live in assoluto nella vita. Ciao. Aspetta, non che ti sto giocando. Non senti di dover dire nulla, Riccardo. No, aspetta che c'ho il rumore del vento nelle orecchie, non ti sento. A cazzo durissimo nella basissima militare. Quello lì è sceso prima di me, è già armato, mi sta sparando. Non è vero. Ha preso un painkiller. E ti sta venendo a pugnare. E invece Vieni qua. Ma ci avrò preso una volta? Non ho visto niente. No. Mago. Maghissimo. È David Copperfield. Accusato anche lui di stupro comunque. Che palle. Che palle ste cose che... Chissà cosa aveva. Il painkiller aveva. E lo zaino. Oh, vabbè. Ho usato tutti i miei colpi. E c'è un altro lì che corre. Ah, pugni! Mi tocca dare a pugni. Non so come si toglie l'arma. Mi ricorre lui adesso. Ah, aiuto! Cambia l'arma con la rotellina. Ah, giusto, così si può... È sparito. No, con la X bisognava premere. Ah. Mi sono dimenticato lì sul momento, sai, era un po' preso. Povero Copperfield, però. Mi dispiace. Non è stato bravo a far sparire le prove. È stato bravo a far sparire le virginità. E la sobrietà. Sparano un po' dappertutto. Vabbè, però le metto a livello 3. Metti che mi sparano nella testa. Che non è male. E il mirino a livello 2. Metti che devo guardare lontano. Direi che con questo elmetto puoi andare lì a pugnarlo fortissimo in testa. Tanto te non ti butta giù. Giubbino. Vado via. Ora stai aspettando un po' troppo, però. Ma avrà trovato sicuramente qualcosa. Beh, c'è anche gente che stava sparando, quindi credo che mi dovrei preoccupare più di loro che hanno già qualcosa e stanno uccidendo gente piuttosto che ma di tu quello. Tutto livello 3, dai, è già vinta. È già vinta. Così? Sì. Glielo dico allora, glielo faccio sapere. La sento tutta. Di merda, però. Aveva un po' di rocca. Dai. No, intendo dire che è enorme. Ah. Ho trovato un cazzo di niente.
granata. È sopra. Non so come si sale sopra. Ma da fuori forse, per forza. Sociologo, grazie mille, ti leggo tra un attimino. Ma proprio tra un attimino, sai? Non subito, ma tra un attimino. Che male! Da dove? E che cazzo ne so? Non lo sapremo mai, probabilmente. È da di là per forza. Erano tantissimi colpi. Io non so. Vi giuro, non... C'è tanto spero. E lì c'è del fuoco. Ma c'è sempre lì. Sì. Sì. Sociologo, mi avete fatto compagnia mentre mi rappavo la cappa e mi sbarbavo. Quindi sei diventato un culetto. Vi mando un abbraccione ad entrambi, ma non raspare Marco. Qualsiasi cosa significhi. Cosa? A proposito, dov'è Gabriel? E io lo so dove è Gabriel. No, sta bene, più bene di noi. C'è ancora Jules, vero? Bravo Jules. Bravo Gabriel. Jules? Tu lo sai dove è Gabriel? Noi lo sappiamo dove è Gabriel. Noi sappiamo tutto di Gabriel. Ma anche io voglio sapere di Gabriel. Non te lo posso dire adesso. Palle, però non mi dici mai le cose. Ho capito, siamo in live. Se rimanesse tra di noi, ok. Rimanere tra noi 800 persone mi sembra un po' troppo. Che palle, però. È un po' troppo. Ma da dove? Dai, io mi sto facendo i cazzi miei. Che movimento era questo? Avevo le mani fredde, le stavo scaldando, senti. Poco camperante quest'uomo, eh. Quanto camperissimo, affanculo. Vabbè, dopo mi ha visto dal balcone. E vabbè, bravo, bravo. Ah, lui rompe le finestre senza fare rumore. Corno, ti farei moderatore, ma poi gli altri prenderebbero meno soldi. Se vuoi lo puoi fare pro bono. È andato bene poi il mod. È andato bene. Meno dell'ultimo, ma è andato bene. Bene. ma l'ultimo. No, no, aspetta. Però... Basta, mi sono rotto le balle di fare sempre sta mappa, però. Niente. Usciamo. Ma c'è l'opzione adesso. Non mi pare di averla vista l'opzione. Anche perché la prima partita era in quella vecchia. In quella nuova. Sì. Perdonami. Ostia. Palle qua. Ne ho due disperati. E devo spendere i soldi. Aprire. Devo comprare le chiavi. Che palle. Non comprare le chiavi. Io adesso le voglio comprare. Che palle. Però posso comprarne due. Devo comprarne una per volta. 2 euro costano. Affanculo. Come 5 euro aggiungi i fondi? Non posso pagare solo i fondi mancanti? Che faccio di culo. Fanculo. Dai, va bene. 5 euro. Alla cameriera. O forse era un uomo. Non ricordo l'ora. Accetto. Povera cameriera. Vedi?
ritorno alla transazione, vai. Autorizzo. Beh. Oh, ok, ok, ok. C'ho la chiave adesso. Una o due? Ne ho preso una per adesso, in teoria. Scusami. Ok, vedi, uno. Vedi. Open crate. Usa la chiave. Cosa ti aspettavi da un pacco che si chiama Desperados, comunque? Ah, sì, mi ricordo. Sei conscio del... Clomare, siamo a 5. Buon sabato a lei, signora. Hai speso 2 euro per questi occhiali. Però sono nerd, dai, sono... Insomma, guarda, adesso me li metto. Tu devi essere Igor. No, no, si pronuncia Igor. Beh, è tutta un'altra cosa. Posso diventare un signore distinto. Aspetta che mi tolgo la maschera a gas. Ma mi dispiace toglierla, la maschera a gas. Perché? Perché sì, guarda come sono distinto. No. Grazie a Nafi 89. Oh, 99. Cosa succede? Sono blu, dici che valgono 1000 euro, Korn? Non so come si guarda quella roba lì, non me ne intendo, non sono mica uno stronzo. Come si sta bene? Buongiorno! Simon! O Simon, non lo so, non lo so. Buon di gatto e signora, che saresti te? Aia! T'ho presa. Cretinetti. Con questi occhiali tutta un'altra questione, tutta un'altra... Ma ancora questa mappa qui comunque, eh? Boh, l'altra magari sarà in manutenzione, non lo so. Cioè, non è possibile. Sì, lo so come si fa a Star Wars Turco, ma non so come si fa adesso in game, non c'ho voglia. Non c'ho sbatta! Non riesco a vivere senza almeno 2 caffè la mattina, io non ci riesco. No, fate curare un attimo. Non ce la faccio. Che palle. Gli occhi non... 5 euro di mancia alla cameriera. Forse era un duomo. Quasi 2 euro valgono, Korn. Quasi 2, addirittura quasi 2 euro. Hai sentito bene? Quasi 2 euro. Davvero Star Wars? Eh? C'è questo misunderstanding? Non è un misunderstanding. Terribile quando scopri un duomo. Piango. Ma quanto sono triste. Marco, ma guarda che tu sei piccolino, eh. Sei piccolino, non devi prendere 2 caffè, non cresci più. Sei piccolino, Darkmark, fatti stare bene. Cosa? Lei c'ha 2000 anni e va anche bene. Tu sei piccolino, Darkmark, c'hai ancora tempo. Vedi, per Dark diventare Darkmark, vedi, lui mi capisce. Darkmark, tu non mi capisci. Piccolo Darkmark, giovane. E basta. Non mi sopporti nel mio bisogno di caffeina. Che tra l'altro ho bevuto anche quello con doppia caffeina. Non era doppia mai. Tanta. Con di più. La signorina ha detto che era quasi doppia. Mi sembra sbagliata la signorina. Cosa ne sa poi la signorina? Una signorina. Le donne non sanno fare niente. Che poi tanto signorina non era, una signora. Tanto la signorina ti ha venduto un sacco di cose. Non è vero. Mi ha detto è esclusivo e se tu mi dici detto, esclusivo in edizione limitata solo per te, io lo compro. Vedi? Quando si parla di caffè. Poi se mi viene a proporre magari dei vestiti super esclusivi che costa 2 euro, ti dico no. No, ma è esclusivissimo. Sei piccolino, Darkmark. Sì, 21 anni. Che cos'è? 21 anni, niente. Noi siamo vecchissimi ormai. Piccolino, sì, Darkmark. Io ce ne ho 65.
Corriamo in Safe. Ma andiamo a Pochanki. Oddio, no, non voglio andare a Pochanki. Isa, devi stare tranquilla, sai. Devi stare molto tranquilla, Isa. Isa, ti faccio un NERKEYO, che non lascia so che cos'è, stare, su un tavolo. Come... Isa è giusto, devi lasciar stare, poverina. Noro. Ah. Trattale bene. Ma non sono i 21enni piccoli. Piccoli rispetto a me. Noi. Siamo noi vecchi. Non è che siete piccoli. Poi 21 anni sono tanti, 21 anni. C'è la prova del 9. Però siete più piccoli di me. C'è la prova del 9 per vedere quanto sono piccoli, no? Tu prendi l'età, 21, e giri i numeri. E diventa 12. Vedi, sono piccoli. Invece sì. Tu, 25, 52, vedi? E io, 27, 72. Cioè, è incredibile, quindi vedi. Sì, ma quando arrivi ai 30, 03. E lì c'è il ribaltamento della situazione. Secondo me sei una rincoglionita. No, secondo me ha perfettamente senso. Punto. Avvale la mia tesi. Sì. Cazzo. Però sì, fate cagare 21 endi. C'è uno! Ma se con no. La doppietta da qua avrei potuto shottarlo, Lo accolgo da fuori. L'hai visto? No, ma lo sento. È qui dietro. Mi butto! Oh yes! È stato incredibile. Sono incredibile. La faccia dello zaino livello 3. Scusami, e dov'è lo zaino? Non lo volevo bere, non lo volevo bere. Pensavo di stessi rubando. Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Grazie mille. Giubilo livello 2. Quello è andato. No, mi tengo il mio. Mita Thompson, direi di no. Della Thompson and Thompson. Thompson baby. Hai le scarpe con i... Con le borchiate, sì. Hai visto? Adesso me le tolgo anche perché mi piace i piedi scalzi. A me no. Che mi frega. Mi infastidisce. Problema. Dai. James domani fa 6 anni e quindi girando viene 60. 60. Questo vecchio. È vecchio ormai, è andato. È andato. Fa schifo. Sui campi si torna lunedì ma con un bellissimo tweet. Con un bellissimo twist, ragazzi. Si può coltivare la cola. La cola? La cola. Non la coca. La Coca-Cola è la marca. Non intendevo. Ah, la coca intendevi un'altra cosa. La cola non ha... Che cazzo è la cola, scusami? Quello per fare la Coca-Cola. E si chiama cola? C'è la fabbrica di cola. Non so cos'è. Tu fai la cola. Me l'ha mandato Luke prima. C'è cioè questo aggiornamento. La cola. Oh, ma perché devi essere stronzo? Ho detto la cola, la cola. Se volevo dire colza, dicevo colza. È la cola. Cazzo. Non sono alberi di Coca-Cola. Non so cosa si fa. C'è proprio la fabbrica di Coca-Cola. Di cola. Il difensore squattrinato. Attenzione. Dai. Come le donne non sanno fare niente, se non fosse per le donne gli uomini sarebbero una razza di trogloditi che non sanno fare altro che mettersi in mostra tra loro e chi è più forte. Poi che le donne non sappiano montare una mensola sono dettagli. Ci sono le istruzioni, uno si applica. Non ti credo, Jules. A parte che nemmeno tu sai montare la mensola, perché l'abbiamo comprata ed è lì da un mese e non l'hai ancora messa su. No, io la so montare. Inizia a venire il dubbio che tu non la sappia montare, signorino. Quella lì chi l'ha montata, secondo te? Che è grande il triplo. Cazzo dici? Non c'era nessuno a casa quando l'ho fatto. Sarà.
No, no, è così, Non ci credo finché non solo che visto l'avrò che ho montato montata. quella, so bene che esperienza è. L'esperienza è trapana al muro e crea un sacco di polvere di mattone sulla mia scrivania. Quindi non la metterai mai? La Mai. metterò con calma. Dai, non c'ho voglia adesso. Sporca Mai. tutto, appena riordinate, tutta bella la scrivania. Basta mettere un telo su tutto. E Basta. no, credimi. Mia mamma ha semplicemente attaccato quel coso lì mentre non c'ero. C'è ancora i rimasugli di merda. Non è vero, perché ho pulito io. Non è vero, arali lì, che cadono ancora. Quella lì non è mica cocaina, sai. È No. intonaco. Che storia. Nessun testimone può confermare che l'abbia montata tu. Guarda, in realtà sì, perché visto che ero da solo, ho lavorato da solo, mentre la portavo dentro, visto che è lunga cos'è, 1,5 metri, ho sbattuto contro il mobile. Eccolo lì, vedi? Nelle due. No, non sto scherzando, nelle due cose centrali, quello più a sinistra, vedi che si vede? Ho colpito con lo spigolo, ho rovinato per sempre un mobile che varrà 7 miliardi di euro, che era già qui nella casa. Lo vedi lì? Quello con la macchietta. Gli ho dato una bella tega con l'angolino. Quindi ci stai dando le prove del fatto che non sei capace a montare una mensola perché solo per portarla dentro hai rotto un armadio. Vabbè, intanto sta su da un anno, cos'è che. Cazzi qua. Poi fa il figo, capito? Sbagliato. Perché mi sono girato. Toc. Come nei cartoni animatis. Alla pace del tocco hai fatto Ma spatatrac. non è vero, va, è Hai piccolissimo. rotto Neanche si vede tutto, se hai non te lo rotto, dico. hai rotto. Ma pisciati in bocca. E Ce l'hai un po' troppo su con questa cosa del pisciare in giro comunque. una volta ce l'avevo su con l'ano lungo. Sì. A Non casa mia non so. c'ho l'elmino. Non so quale delle due cose sia peggio, in effetti. Continuavo a dire, aspetta, ma stai zitto che tu ce l'hanno allungato. E lui Mi stava fa zitto molto dopo, più incredibile, ridere. funzionava come cosa. Cioè, ce l'hanno allungato e lui, cazzo, merda, Stava lì a merda, ce pensarci. l'hanno allungato e stava zitto poi. Stava lì a Funzionava. pensarci del cazzo. Sarà così o sarà colà? Ci rimaneva proprio male. Si parla di 3 anni fa, aspetta, non puoi rimanere offeso. Che tra l'altro ieri ti fidavi di me continuamente. Però il coglione di cui non bisognava fidarsi era Moro. Tanto proprio una bella live ieri, sono Si contento. fidava di te dopo 30 secondi. Erano parole E aspetta, giustificatissime. finita questa live, ricominciamo un'altra con 6 ore di Sea of Thieves. Ti va? Facciamo 6 ore di fila proprio. Non vuol dire niente, l'hanno allungato. Me l'ero inventato così a caso e mi è rimasto. Dai, dacci Non dentro. so chi di voi si ricorda la mia prima kill con il coso qua, Sbirulinus, con il car. Abbiamo sparato quasi completamente a caso e shottato uno che andava in macchina. C'era gente che dabbava fuori dalla finestra, proprio. Cos'è che è successo, scusa? Hai sparato a caso e hai No, beccato non ho sparato a uno? caso. Stava passando uno in macchina. Io lo punto, lo miro, faccio un po' di prevision, sparo. Sai quando spari e dici, vabbè, dai, ancora non sapevo giocare bene, quindi ci ho provato. Pum nella testa! Headshot E gli hai fatto un headshot? ed è morto. Ah, ma forse l'ho visto anche in un. E nel mentre stava arrivando una donazione con Obama. L'Obama lungo, quello con tutta. È stato E ho fatto il incredibile. montaggio lì nel mix con Obama che tornava. Torino è partito, tornavo in centro. Sì, era proprio una delle prime partite di PlayerUnknown. E il Carlo lo chiamavo il fucile della seconda guerra. Puttana! Il fucile della seconda guerra mondiale. Era un po' lunghissimo come. Infatti, adesso cara è più comodo. Ho droppato giù lo scar perché sono scemo. È molta Un po' di rete. olio. Senza mirino, certo. Come hai fatto quello lì è stato un colpo da maestro che. Un paio di volte mi è ricapitato di Dici farlo. che ti ha riportato instant? Ma non c'era la possibilità di riportare all'epoca. Altrimenti eri già bannato da mo. No, ma vabbè, Cazzo, ma era un colpo senza pulito. mirino tu non avresti riportato una cosa del genere, se non da lontano No. senza mirino. Ma no, a culo. Cioè, se
A meno che tu non vedi uno che si gira in maniera strana o ti spara attraverso i muri, non puoi reportare, cioè gli è andata di culo. Come Riccardo Schicchi. Colpo da maestro di culo. Io me ne intendo di culo. Perché io col culo ci faccio colazione. Non credo di poter commentare questa cosa. Mi sveglio alla mattina, faccio una bella spremuta di culo. Come strano. Una cosa ambigua. Giusto, stai zitta che tu sei femmina e non conti. Aia, che malissimo, dai, non serviva. Ah, che male, che male. Sapientone, polone, gattore. Quanto? Quanto lungo? Ti ho vendicato. Se fossi lei, prenderei una... Prenderei tutta la sua camera e la riempirei di mensole. Anche sul mobile da 7 milioni di euro, montate direttamente sulle ante. Che male. Un consiglio, quando trapanerà violentemente il muro, mi faccia attenzione che usi guantoni da chirurgo. Come? Quelli di plastica, perché... Si crede di aver preso un paio di cavi. Mi ha fatto male questa qua. Adesso mi dai 50 euro. Non toccare, cioè è rimasto lì. Aia, oh! Che cazzo, dai, che sono... Basta, che gioco male. Devo vincere le Battle Royale. Ti ha rovinato il muscolo. Sì. Per correre. Sì. Se perdo è colpa tua. Prove dei maltrattamenti di entrambe le parti, quindi... Che ne siamo pari, funziona così? Sì. Io ti maltratto di più! Opla! Comunque era un pizzicottino piccolissimo, veramente piccolo. Non è assolutamente vero, o malissimo. Come quella volta che ti ho toccato qua, tu... Ah! Avevo 38 di febbre, c'è da dire, in mia difesa, non lo sapevo ancora. Però mi hai fatto veramente malissimo, stavo male, non lo sapevo. Capite. Avevo 38 di febbre, non... Non è... Dai, cazzo. Come non abbiamo visto niente? Visto? Beh! Beh. Che pussi. Vedi, sei pussi. È sessismo dire pussi, comunque. Come? Ma è sessismo verso le donne o verso, certo, gli uomini? Verso le donne. Ma l'ha dato a te della pussi. Appunto, è sessista verso le donne dare della pussi ad un uomo, perché vuol dire che, dici, sei al livello di una donna. Avete visto come vi ho rigirato la frittata? Però tu sei anche gatto. Sei un gatto? Tu sì. Ti ha dato a te del gatto, è giusto? Visto? Visto come vi ho rigirato. Così imparate voi ad essere sensibili come la merda. Ricordo. Basta essere sensibili. Dimentichiamoci questo 2017. Dai! Dimmi. I'm Garro! Pussi o non pussi, siamo due. Verso l'infinito e oltre. Grazie mille. Come non è vero? Certo che è vero. Perché voi vi offendete solo per le cose che vi fanno comodo. Però se voi foste veramente sensibili come tutto il resto dell'internet, sapreste che anche queste cose qui non vanno mai dette. Perché vi dicono... Cioè, tu non potresti parlare in realtà su internet. Se tu dici qualunque cosa, c'è sempre qualcuno che te la rigira in modo da romperti i coglioni. Cosa dovrebbe dirti allora il povero Espe, che gli davi dell'anno allungato? L'anno allungato è un'altra questione di rigiramento, no, tra l'altro. Vabbè. Allora, dai. Siamo tutti quanti qui per rigirarci. No, comunque, veramente, cioè, non puoi dire assolutamente nulla che... Oh, sei sessista! Fai schifo! Non ho detto nulla, non ho fatto niente. Pro stupro! Come? Da lì un attimo, Rigiramento nel senso... Come le frittate. Così fai le frittate, scoppiano, con una bolla.
Beh, è vero, Jules, dai, non dire di no. Cioè, tu veramente poi fai fatica... Cioè, qualunque cosa tu possa dire, io ti posso trovare un modo per dirti che... Lasciando perdere le battute che ho fatto fino adesso, che erano chiaramente delle stronzate. Che era chiaramente voluto tutto. Però per il resto, secondo me, c'è troppa ansia per qualunque cosa. Grazie ad Alexandra! Sì. In un secondo diventi un insensibile tossicodipendente. Ma quello lo sono già. Mi piace farmi le pere. Tanto succo cosa? La pera è buonissimo. Basta. Pera? Formaggio con le pere. Ma chiaro che dipende tutto dal contesto, Jules. Però se uno vuole guarda la battuta che ha fatto quello lì che disegna gli uccelli. Anche lì l'hanno decontestualizzato da morire. Ogni cosa che tu dici viene smontata e usata come cazzo ti viene comoda. Sì, infatti estrapolano qualunque cosa da qualunque altra cosa. È per quello che tu non puoi più parlare, perché se tu dici una frase di 100 parole, però in quelle due parole, anche non vicine, dici nero, neanche persona di colore, dici nero, il colore, e dall'altra parte schiavo, è finita. Si è spenta la webcam. No! Legale, bello, berlusconiamo. Questa mi sembra un po' difficile. Tranquilla signorina, qui non si è visto niente. Comunque qualsiasi cosa succede, il gatto che sia fatto da una donna non costituisce in nessun modo reato. Come? Anche se tieni un pugno a un gatto, poi li puoi denunciare per aver fermato senza motivo il pugno. Oh, mi menano qua. Dai che ti cambio la battuta. No, sono d'accordo, Jules, ma è quello che ho detto anche io, eh. No, aspetta, non serve. Su questo siamo assolutamente d'accordo, Jules. Non... Che fosse una battuta delle balle, ok. Poi che non si può più parlare, dipende. Guarda Karim. Cioè, Karim è un esempio molto innocuo di che cazzo è successo. A Karim hanno detto che odia Luis e che gli ha dato merda, quando invece non ha fatto assolutamente niente di tutto ciò. Anzi. Esatto. L'ha elogiato, e gli hanno dato merda. Era un esempio, perché la gente ormai non capisce più un cazzo. Hai visto che bravo che sono stato? Girati nella rotella, perché l'ho toccata, dopo non vorrei... No, vabbè, ma non serve, tanto finché non andiamo a toccare... Ma non vorrei che ballassi. No, come fa a ballare, scusa? E metti caso che dai un pugno fortissimo. A posto. Più forte di così non lo tiro che mi faccio male. Metti caso che passi con una mensola. Facciamo sesso, Jules, dai! Ha detto che è d'accordo con me. Quindi tutte le persone che ti danno ragione tu ci fai sesso? L'esempio di Karim è uno, l'altro era quello di Kiko. Ma sì, ma anche quello di Kiko, porca vacca. Cioè, ho insultato lui così come tutti gli altri streamer di questa terra e i suoi fan mi hanno preso sul serio. Credo che lì ci sia proprio un problema nella testa che funziona a metà. Che è pelato. Scusami un attimo. Tutti gli altri pelati di questo canale che sono molto... Non... Ma lui è pelato senza barba, per quello l'ho insultato. Si è incastratissimo. Vai. Non l'ho preso mai. Dai, che ti sta puntando. Non credo mi stia puntando. Come è possibile? Ha sparato da un'altra direzione. Sono dietro un albero super stealth. Ma è lui quello che mi ha... M'ha visto tantissimo. Sì. Non ci ho preso mai. Dai! Ma è il car. È silenziato? Ma che zigula. Entra. Collano lungo. Ma scusa, non l'ho preso? Sono morto. Come fai? Come ti ha preso? Beh, credo che mi escano le spalle anche un po' di cazzo da dietro l'albero. Ecco appunto. Ah no, mi ha ucciso uno vicino invece. Cioè, almeno mi sembra... Ah no. L'audio è veramente una merda. Sì. Veramente una merda. Vabbè, lascia perdere, fa culo. Grazie a Giupa! Che ha fatto la sub. Scusa. Aia. Report.
maltrattamenti, stupro. Madonna, tutto. Accetto le accuse e vado in galera. Ah, i quadri sui volti, perdonatemi. Che palle i quadri. Vedi, finché hai una finestra così piccola, come fai a capire, a vedere, a capirci qualcosa? Paruffo, hai rotto veramente i coglioni. Ma che cazzo te ne fotte? E continua a insistere. Ma chi è questa? Ma è tua sorella? Ma è tua cugina? Ma che ti frega? Porca vacca. Ho tolto i quadratoni. Razzista e anche xenomorfo. Alien. L'alien, sì. Troppi denti, però non servono a niente. Inutili quei denti. È perché poi c'è una seconda bocca. Cosa servono due bocche? Dimmi te. A sfondare il cranio del malcapitato. Una. E l'altra? Thank you! A fare... Fede! Privato. Ho capito, ma se è privato io come faccio a risponderti, Fede? Mi devi dare il permesso di dirlo. Se no non posso. Lui mi ha chiesto un consiglio, però... Se... Ah, non è partita la partita. Però come ti rispondo? Se è privato, è dura. Alla fine? È dura. Come ti rispondo? Ci sarebbe Moro che sta giocando a Dragon Ball Fighters. Non mi dispiacerebbe magari concludere la live con una partita contro Moro che gioca a Dragon Ball Fighters. Gliel'hai chiesto? No, glielo dovrei chiedere ora. Andrea, ma sono cose da fare o dire davanti alla sua signora gatto? Si vergogni tantissimo. Io non capisco comunque queste cose indignitose che affliggono tutti gli streamer. Va bene le battute a scherzare, ma quando è troppo, non la credevo una persona così. Cosa ho detto? Non lo so. Quale di tante? Mi hai insultato tantissimo. Penso che questa sia la base. Ti ha messo il tarlo nell'orecchio. Questo? Ti ha messo la pulce. Ne ho fatte tante di cose in realtà che potrebbero essere. È un po' un casino fare le partite online tra due amici su Dragon Ball. Come? Aspetta che comunque Fede non so se ha risposto che posso dire, perché sennò non mi pare. Penso. La mia ginecologa. Sì. Orco cam. L'ha presa su serio? Non credo, credo sia uno scherzone. L'8 febbraio Rust esce dall'Early Access. Dopo quanti anni? Almeno 3 anni, credo. Sì, mi sa anche a me. Io la prima volta che ho visto Rust era... Non mi pareva andasse così male Rust. Almeno 3 anni fa. Sai che non mi ricordo come mi girava con la 970. Non l'ho mai avviato col PC nuovo. No, Gigi, assolutamente no. 4 anni. Che cosa? La maglia dei Thermos in live da me. Ma mai? Ah, io? Ti do fuoco. A parte che non mi insegna che la tua maglia in live da te. Appunto, perché non sei una persona del culo. Era pesante come un macigno, Rust. Non mi ricordo. Mi ricordo che un sacco di persone ha avuto problemi. Si richiude Isa. Isa aveva creato l'impero, aveva creato... Porcivil aveva creato Isa. Porcivil? Aveva chiamato la sua città Porcivil. Porcino? No, porci da maiale, proprio da porci. Ed erano tutti dei maiali schifosi. Jordan passa, gatto conosce i finali drammatici di Dragon Ball. Vi consiglio assolutamente di provarli in live, sono la fine del mondo. E se posso permettervi, consiglio Gohan contro Cell. Ma nella modalità storia, cosa sono i finali drammatici? Sarà tipo la fatality. No, Jules, io sono molto sicuro, forse Porcivil, proprio porci. No, Isa, io mi ricordo bene. Vedi che era porcino. No, era porcino. Sono lo streamer. Sono sicuro, era Porcivil, dai maiali che erano.
quegli infami infedeli che non erano adepti del cattolicesimo. Mi ricordo, hanno detto: noi non vogliamo il cattolicesimo, quindi siamo porci. Il pensiero è stato proprio quello. E allora hanno fatto Porciville. E disegnavano tra l'altro dei cazzi. Questa cosa mi è rimasta molto impressa. Loro disegnavano dei cazzi nei loro cartelli, in rosso, su sfondo bianco. Anche tu disegnavi i cazzi sui cartelli su Rust? No, mai. Ti ho visto. Facevi parte anche tu di loro? No. È morto, ma non me lo dice il gioco, perché sennò sono troppo bravo. Se lo ricordo, non sferato, se lo ricordo. Non mi ricordo una cosa del genere, Esprit. No, infatti Korn erano dei cazzi nei cartelli, perché era il loro simbolo. Il loro simbolo erano dei cazzi di Porciville, perché in quanto loro porci avevano i cazzi. Mi ricordo molto bene, comodi. Molto bene questa cosa. Non mi... I loro porci comodi. Facevano i loro... Brava, vedi? Mi ricordo molto bene la cosa, è difficile. Io ho una buona memoria, mi ricordo benissimo com'era andata la cosa. Allora, questa città, Porciville, disegnavano i cazzi sui cartelli e niente, erano dei ragazzi. A posto, ti sei spiegato abbastanza. Dopo facciamo una 12 di Sea of Thieves, va bene. Ma adesso voglio giocare a Dragon Ball con Moro. Hey Spirit, puoi chiedere a Moro se voglio giocare a Dragon Ball con me? Ma scusa, ma... Che vuoi? Non si fa così. Come si fa così? Abbiamo quasi vinto una partita, tutte le altre sono di contorno. Thank you! Il dottore dei mammut. Che persona intrigante. Il signor gatto, se vuole, le consiglio una brava ostetrica. Invece che la sua signora, che non ha problemi a parte lo stare con lei. Consigliere un bel barile di ghiaia da mezza tonnellata, pagata logicamente da Liezar il Riccone. Sto perdendo un attimo qua nei discorsi. Ma io sono un'estate bravissima. Può uscire Moro a giocare, Esprit? Dragon Ball fa schifo, però in due magari è bello. Non mi pare di aver mai citato Isa. Anzi, erano i porci che usavano dei mezzucci per uccidere il dio del server. Mi ricordo molto bene questa cosa, perché sono stati fatti dei permaban posta ad hoc. Perché c'era gente che... Avevo il colpo singolo. Porca troia, lo potevo uccidere. Cazzo, il colpo singolo di merda. Cazzo. Perché mi dimentico sempre questa cosa? Ah, sì, mi ricordo. Subnautica è uscito dall'Early Access. Deve finire di mangiare le sue verdure. Poi può uscire due minuti, va bene. Grazie a Davo, ciao gatto, finalmente sono diventato un tuo subscriber e sono mega contento! Continui così che solo, con il suo lavoro che mi fa morire dalle risate. Grazie mille! Il karma del vostro culo! Porci! Dobbiamo rifare assolutamente Rust con i subscriber. Il cattolicesimo deve raisare di nuovo. Spendere 700 euro per uno schermo come ha fatto lui. Ho fatto bene invece, perché ne erano rimasti 5 disponibili a 700. Adesso costa 890 su Amazon. Sì, ma non fargli comprare lui adesso, all'inizio non è il caso. Sì, Esprit, è vero. Però tu non fai parte dei termosifoni ormai.
sono solo loro. Esprit fa, Esprit dà una grande mano al canale. Luke è la base del canale e basta. Non c'è nient'altro. È finita l'era dei termosifoni. Perché? Non devi dire le baggianate che la gente ci crede. È la verità. Ieri in live, chi c'era ieri mattina in live? Non lo so perché ero fuori. Ieri mattina in live c'erano Marche Moro. Chi è che fa più serie sul canale? Marche Moro. Marche Moro. Lascia stare Esprit. Chi è che fa più serie sul canale? Quelli che vanno meglio. Marche Moro. Avevo un po' di rantechino. Mi ha fatto cagare addosso. Che palle però. Che palle. Che pallissime. Che stronzo. Faccia di cazzo. Entro su TS. Aspetta che la mia mamma mi ha chiamato, non so perché. Ma non le dico. Salve? Moro, puoi scendere a giocare? Io non sento. No, Dragon Ball, ho visto che l'hai avviato. Vuoi fare un test, vediamo se funziona? Dai. Ainot, sei un grande, nel senso che sei molto alto. Non sento niente io però, perché? Grazie Max. Così arriva... Tu non lo senti... Aspetta che l'Ale non ti sente, un po' strano. Infatti, non ti sento... Adesso faccio parla... ciao Ale! Adesso mi deficiente! Oh! Che paura, mi hai fatto prendere prima! Il ranteghino! Coglione! Grazie a Max, così arriva... Arriviamo... Hai 100 euro! Come hai? Del donation goal! Non c'è il donation goal! Continuo così, bravo Stefano! Per iniziare la modalità Stauria. Comunque Dragon Ball fa schifo. Lo sento fortissimo però, Lorenzo. User left your channel. Dimmi. Mi sento confusa da questa. Bravo Stefano. Bravi tutti. Dragon Ball, aspetta. Aspetta. Devo attaccare il pad della PlayStation. Di merda. Qui. Dragon Ball Fighter Hits. Noi facciamo un test negli ultimi 10 minuti. Sei malvagio almeno quanto il cattivo di Action Man. Io ho trovato Goku Super Saiyan livello 3 da usare nella lobby. Io c'ho Gohan da ragazzino con la scodella in testa. Che schifo. Cazzo. lo so che è altissimo TS, non so perché. Hai toccato? No, è che non sto usando l'audio che ho usato fino adesso, quindi portate un po' pazienza, sentirete Moro un po' più power e basta, dai. Guarda, allontano un pochino il microfono. Grazie. Sì. Non credo cambi così tanto. Non uso il pad dell'Xbox perché è un picchiaduro. No, cambia poco. Non ho idea di come si giochi insieme. Non neanch'io. Mi hanno detto che pure è impossibile da fare. Quindi. Come? Sì. Aspetta, adesso vediamo come. Si vede tutto nero. Avete ragione perché Dragon Ball non viene acchiappato per qualche motivo. Aspetta. Allora fai cacare. Aspetta. Devo tabbare e fare il cattura schermo. Pensate quanto stiamo andando avanti. Allora, vedo della gente on the line. Ma sono tutti quanti uguali. Battaglia locale? Eh sì, perché è il personaggio base. Partecipa a un incontro. Modifica se... Partecipa a un incontro semplice. Ma dove? Non lo so. Qua c'è incontro mondiale. Non credo sia no. Incontro mondiale forse sono le ranked. Ci sono le ranked, sì, ma anche sono... quelle semplici c'è, non so cos'è. Non so, perché poi in mezzo c'è l'arena. Aspetta che vado alle... Ah, c'è l'arena magari, qui? È quella nel mezzo, l'arena. Incontro poi c'è nell'arena. Battaglia locale. Ma non posso fare l'arena, con chi devo parlare? A chi mi devo rivolgere per l'arena? È quello davanti l'arena. Ah, eccolo qua. L'arcade. Partecipa a un incontro nell'arena. Potrei sfidare altri giocatori. Ma quali altri giocatori? Scusami.
Ma lo sto cercando, sto facendo matchmaking. No. No. Mi ha dato 2000 zeni, nel dubbio. Grazie. Non c'è la possibilità di fare. C'è l'allenamento. L'allenamento però immagino sia... L'allenamento co-op? No, credo sia da soli, appunto. Elenco giocatori. Cronje battaglie sta seguiti. Qua c'è la Kame House che non c'è niente. Giocatore in sala d'attesa, scusami. Elenco giocatori qui? Ma, no, in sala d'attesa, ma c'è... sarà del mio server. Dove ti trovare Moro? Gli adesivi. Come ti chiami? Sono le Moro 92 Bagnano. Ah, perché non Moro e basta? Perché non... perché prima ho provato... Ho fatto tutta la cutscene e poi ho detto scegli il nome, no? Ho messo Moro, ho fatto tutto e poi mi ha detto errore nella connessione internet e mi è ritornato al menu principale. Mi sono dovuto riguardare un'altra volta tutta la sigla iniziale con la musica brutal death metal di sottofondo. Mi ha detto che dobbiamo andare nella stessa lobby e sfidarci. Come faccio, scusa? Come faccio? Branksir, grazie. Posso unirmi da Steam? Prova. È una merda. Non ma... posso. Per forza. Neanche invitarti. Ma no, non può essere così, dai. Non serve cambiare titolo per gli ultimi 5 minuti, dai. GVZ, messaggio prefinito, incontro sul ring. Incontro sul... aspetta, impostazioni ring. Password ring. Mettiamo la password. Dov'è che sei, scusami, in quello centrale? Con... no, ho fatto con RB. Okay. RB? Il grilletto destro, con vabbè R2. Ok, categoria ring, chiunque. Non so cosa sto cercando, Miss, vabbè, quello lì è le frasi per... categoria ring 1, io c'ho chiunque. E ci sono i messaggi. Ci sono i messaggi, vabbè, metti password ring, mettiamo qualcosa. Mettiamo un numero, mettiamo... sì. 892? 892 892 0. A posto. Crea ring. Numero massimo giocatore, metti 2. Ma tanto... vabbè, metto 2. Ho creato il ring, vai. E adesso? E io come fai ad unirti? Unisco... la tua squadra è quella? Posto? Creo ring anche io? Ma no. Prova. Prova a vedere se si crea il ring, ma mi sembra strano. No, mi dà... scegli la tua squadra. Puoi modificare la squadra con le opzioni sottostanti. No, ma anch'io c'ho quello lì. Regole battaglia, ora attuale, c'è il gatto. Menu ring. Modifica squadra, esperi giocatore. Impostazione qua. No, ti devi unire in un qualche modo. Io cambio livello, cambio musica. Mio Dio. Io non so come si gioca, in chat lo sapete? Aspetta, io ho creato incontro sul ring e sono qui in mezzo alle balle. Continuo a dire che se non siete nella stessa creazione lobby, stanza. Dobbiamo essere nella stessa lobby, mi sa. E come faccio? Perché infatti a me ha creato... se tu esci nel menu, tu c'hai un ring intorno a te stesso. Eh sì. Che cazzo, e quindi devo uscire, rientrare e pregare? Dovete essere sulla... quindi è una merda sto gioco. Ma dai! Una merda. Aspetta, torno al titolo e rientro. Cioè, praticamente hanno fatto un gioco online in locale. O con persone a caso. Io non voglio combattere contro le persone del cazzo. Perché è una merda? No, non si può fare partecipo alla partita tramite Steam. Sono uscito, sono rientrato, aspetta, vediamo. Magari ci va di culissimo. Sai, ci giocheranno in tre. Ti aspetto alla lobby, allora. Qui c'è Mazzol alla lobby. No, no. No, vabbè, ma Moro non possiamo fare. C'è Wombo Combo, però. Elenco giocatori. Elenco giocatori. Lista seguiti. Perché probabilmente una volta che ci vediamo, poi ci possiamo mettere nell'elenco sì, giocatori, sì, sì. Credo. Ma... uscire dalla sala attesa e passare in un'altra. Ah, c'è il tipo che parla. Ok, aspetta. Resta. Europa. No. Ma tu hai messo Europa? È chiaro. Italia? Ah, ecco qua, Moro. Vai dal tipo davanti alle scale, sì. Parlagli. Ok. E selezioniamo una sala d'attesa. Ah, ok. Incontri di gruppo 102. È l'ultimo in basso. Sala d'attesa incontro nell'arena. No, incontri di gruppo 102, quella sì. 164. Bravissimo, entriamo lì.
Lugand, grazie mille. Sì, ma che fatica, però. Ok, okay. Sono da solo. Eccomi. Eccoti! Ciao, ma che merda che sei! Ma tu sei verde, vaffanculo. Eh sì. Dai, vieni qui. E quindi basta che ci sfidiamo qui, no? Incontro nell'arena. Può darsi. Parteggiami un incontro nell'arena, vai. Vai lì. L'ho fatto io. Cioè sono io nell'arena. Eccoci. Ci siamo di... Però non va. Altri partecipanti. Che ridere che mi fai, gatto. Mi fai proprio ridere. Ancora una volta. Dai, per favore, mi pecorizzo. Non fare così. Che folle. E quindi cosa stiamo... Ah, facciamo un incontro e basta, aspetta, guarda qua. Eh sì, perché mi sa qui deve aspettare altri giocatori. Creo il ring, tieni. Vai. 8920 è la password. Puoi entrare? Cerca stanze. No, è qua, non puoi entrare, basta. Eh no, sono... Cioè, ho cliccato su di te, ricerca stanze, mi dà. Allora? Allora, 892. La cosa sfida. Ma perché è così difficile giocare a un picchiaduro? 892. Entra in questo Rings. Eccoci! Allora, come seleziono la mia squadra? Non lo so. Mi salta la scheda guerriero. No, voglio selezionare la mia menu ring. Mi sa che lo dovevi fare prima, sai? Modifica squadra, premi start. Ma se le squadre sono predefinite? Sì. Come sì? Andava creata prima. Che palle. E allora faccio questi. Ma io voglio questa. Va bene. Allora ci mettiamo... Così? È partita, dai! Io sono a destra, non volevo. Bella, bro! Ma ci sono due Vegeta, che figura. Black Goku. Black Goku è di Dragon Ball Supers. Sì. Si chiama Black, hai capelli rosa? È perché è vestito di nero. Guarda, vedi? Ah. Come sono i tasti, gatto? Cosa c'è, il pad della play? Sì. X, onde energetiche. Vabbè, ma basta che premi un attimo start e te li guardi. Vabbè, sono Goku, il Super Saiyan. Col su si salta. Sono allora, così la manata, così il pugno l'altro. Colpo pesante. Allora, colpo leggero quadrato. Colpo. Tua nonna. Scusami. Colpo pesante il triangolo. Col cerchio questo si fa qui. Il calcetto. Aia! Ehi, aspetta, scusami. Allora hai rotto i coglioni. Scusami. Dai, ma scusa. Strozzo. Ci si para in qualche modo. X quadrato ricarica l'aura. Ma perché? 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 Non so cosa ho fatto, gatto. Ma premi i tasti che ti dico. Perché devi premere a caso? Scusa. Aspetta, come X cerchio? E quadrato, t'ho detto. Guarda te questo. Adesso divento Super Saiyan terzo livello e ti spacco la faccia. Toh. Guarda un po'. Ma adesso si può trasformare. No, adesso torna normale. Un po' altino. E allora, sistemati prima. Quindi? Aspetta che noi siamo qua in mezzo. Come si fa la cosa forte? Non si può fare. Allora dipende, devi guardare i tasti di Vegeta. Non si preme start. Non posso gatto. Allora fai giù indietro. E allora fai quello che ti pare. Scusami, giù indietro. Giù indietro grilletto destro. No, non grilletto, vabbè anche grilletto. Che fa, che male. Fa fuori, ti fa, porca troia. Ma questa qui è magia Johnny. Ecco. Lo era. Sei morto. E io divento Super Saiyan terzo perché ho sbagliato. Sì. Però guarda che ame. Moro fortissimo involontario. Comunque le mosse, le combo sono quasi sempre giù avanti, giù indietro e uno dei tasti. Ma che schifo di Vegeta sei tu. E sono quelle di livello 2. E sono uguale al tuo, tra l'altro. Ma lo so, ma tu sei vestito di merda. Aiuto! È bellissimo.
E adesso no, te le sei prese, però, stronz. Ho sbagliato. Non fanno più i tasti di Vegeta, quindi non so più cosa dirti. Non so. Eccolo. Cannone Galaic. Dai. No, il cannone aglio. Cannone Garlic, scusa. Cannone Galak. Che buono. E poi no. Questo. Ah, che male, mi ha tagliato. Perché sono esploso, scusa. Sono mica Freezer, coso. C'è il Perry, Moro, guarda. Eh no, infatti volevo vedere perché ho visto che si parava un po'. Scusami. E allora con questo nero razzista. Attento a quello che dici. Scusami. Cosa fa? Cosa fa? Che mi sono parato, Suka. Becca di questo. Aia, l'ho preso tutta. Ma quanti cazzo ce ne hai ancora? Ma che botte, oh! Da Orbi! Tieni il Galak! Ma che male! Adesso c'è il più forte, c'hai! Aia, oh! Sei qui! Cos'è? Sì! Sì! Se tieni premuto, tra l'altro va avanti con la cutscene. Ah, sì? Sì. Ho distrutto tutto, però, scusami. Invece no. Ciao, oh, guarda. Grazie, domatore di polli. Ma vaffanculo, ma scusa. Bastardo. Aia, oh. Bebe. La Kamehameha con una mano sola col papà. No. Padre and son. Ma mi ha shottato. Guarda, mi si era rotta la mano, tra l'altro. Non so se hai visto. Come contro Cell. E niente, non mi sono protetto per un cazzo perché ho sbagliato il tasto. Stavi vincendo. E ho vinto. Cribio. Però devo abbassare l'audio perché... Grazie mamma a Giorgio minchia. Frinzi, e sono 10. Come assomiglia a mio padre? Giustamente. Ha ragione. Ma lui non era... cioè, era piccolo, non esistevo. È sbagliato, dai. No, ma hai sbagliato tutto. Non so se hai avviato la trama, ci sono i cloni come avversari, fa cagare. Stavo per farlo quando poi mi hai interrotto. Ho fatto proprio bene, guarda, ti ho salvato il culo. Aspetta che l'abbasso un po' dal mixer, la... Sì. Io cambio squadra, voglio prendere... Io prendo i rosa. La squadra dei rosa? Faccio i rosa e... La squadra dei rosa. Metto così. Allora, aspetta. Io cambio squadra. Avere un gioco prendo... così decenni fa, insomma, giusto. Non ti puoi trasformare, ma è questa cosa da, di un fastidio che non c'hai idea. La odio proprio. Io prendo loro, allora. Le squadre si modificano con la X. No. No. Selezione squadra. Hai preso viola, tu? Va bene? Sì, ti ho va preso bene? Viola io. Ma tu c'hai Gotenks. Aspetta. Cosa? Io non ho capito. E non ho capito, vabbè, facciamo così e basta. Non ho capito. C'ho Gotenks, sì, perché c'ho la... Tutta la saga di Majin Buu c'ho. Tu c'hai Hit, che in realtà prevede il futuro. Sì. Cosa succede? Ah. Ah, così arrivi? Come si chiama questo? Bills. Beers. Ma sei scemo? Non ho letto cosa cercato di scemo. Perché mi hai grattato le orecchie. Ma non ho capito io, scusa, sei pazzo. Guarda come sono tutto molleggiante. Aia, oh! Aia, ma sei stronzo? Ti sputo, sai! Aia, ma sei pazzo? Ma non è che io sono alto perché mi ha alzato il gain a manetta al gioco? No, ti ho alzato il gain a manetta io perché non ti sento con le cuffie attaccate via USB. Ah. Io distruggo la terra. Come ciao! Si... Sono una scimmietta. Però non posso vedere le mosse, non so come... Allora... Ti ho detto, giù avanti o giù indietro, più un tasto fa qualcosa. E questo fa questo. E quei grilletti?
Col grilletto sempre il destro, però. No. No. Ho detto aspetta, il destro, hai fatto il sinistro, cretino. Non sai riconoscere le tue mani? No. Non ricambia. Ah, aspetta, che devo aspettare per ricambiare. Ma sì, ma fai con Goku. Che... E allora? Ma devi tenere premuto! Ah, scusami. Non è vero. Ma ti ha scorreggiato. Sì, ti dico di sì. Ecco qua. Fai giù indietro quadrato, tipo. Ecco. ho capito, ma se mi dai quella schicchera, aspetta, dammela, guarda. Ah. Vieni. Fallo avanti. Io faccio questo. Giù avanti quadrato, faccio questo io. Ecco. Vabbè. Lo rifai? Aspetta, T'ho urlato nella faccia. Cosa ho fatto? Non lo so. Hai fatto il Kaioken? Ma con lui? No, è la vampata, non lo so. Però mi stai facendo il culo imparando i tasti, tutto scusami, bastardo. Ma... Che palle. A te, guarda. Mi è mozzicato. E ti ho sputato anche, così impari. Perché salta quando lancia le onde, sto imbecille, scusa. Mi mozzica, non vado. Sì, ma è una mossa delle balle. Aspetta. Volley. Vieni qui. Eh no, questo non lo para. E non so come la mossa di Bruce. Ma Bills è difficile. Questo dovrebbe averne di più. Non l'ho mai usato. E che male! Che puttana, è velocissimo. E per forza c'è il telesport. Non vale. Che ok, con Bills la vedo difficile. Perché? Aspetta, guarda. Scusami. Fammi vedere. Cazzo, Il calcione. Aspetta che arrivo. Arrivo dai, con calma. Dai, che sono lento. Dai. E invece scoreggio, moro. Ribio, ah, ti mangio, mangiato. Che buono, che buono. È bello che era proprio hit. Era lui, sì, fatto. Ah, sono esploso, quindi. Sono contentissimo. Cribbio. No, ma questo non fa. Ma io sono lento, guarda, con i pugni tutti. Madonna mia, che botta. Quella lì era la mossa che gli spaccava la faccia a chi? Non mi ricordo. Non so. Cos'è? Non so. Sono tutto allegro. Dai! Aia, che male, Moro! Vabbè. Ma queste c'hanno. Aspetta. Cosa fa? E sono felice. Niente, mi fa il culo adesso. È sempre così, questa qui, la mossa così. Ti ho spaccato, non so perché. Perché prima devo studiarmi le mosse del ca. Ehi. No, ma io ti ripeto che facendo a caso giù, avanti, giù, indietro sto provando tutto. Non è vero, fai giù, indietro, grilletto, Moro. Ti assicuro che la fa, è Goku. Giù, indietro, grilletto. Ma te sei una sega, fallo con il dorsale. Giù, indietro, dorsale. Ma no, Moro. Lo fai male, guarda. Ma scusa, giù, indietro e dorsale. Sì, cioè, non è che... ma non tutto assieme. C'è uno dietro l'altro. Cazzo, uno dietro l'altro. Riprova, non dai. Non sono stupido. Insomma, secondo me è un po' sì. Guarda. Fai giù avanti, dorsale. Aspetta, però provo... Però ha cambiato lato adesso. Vabbè, fai giù avanti, dorsale. No, secondo me sbagli, Moro. Guarda, giù avanti, dorsale, fa. Ti assicuro che Goku fa. E ti giuro che... Guarda. Giù, indietro... No, ma tu hai premuto due volte. Hai premuto due volte avanti. Ma non è vero, guarda. Giuro. Guarda. A me funziona, com'è possibile? Non funziona più. Più veloce, Moro, dicono. Che sei lento, vai. No, più veloce di così non si può fare. Non... Io ti dico di sì, guarda, diventi un pallone. Non è che giù indietro insieme, scusami. No. Non so. Non è che magari c'hai... non è un altro pad. Non ho... Cioè, c'ho il pad della...
Scusa, fammi uno scatto in avanti. Fammi vedere, due volte avanti. No. Così. Due volte avanti va così. No, due volte avanti, sì, va così. Ok. Cammina indietro. No, senza correre, cammina. Cammina avanti. Fai giù. Giù dietro. E questo dietro. L'ho fatto lento. Scusami. Non lo so. Scade il tempo, Molo! Non lo so mica io. Devi fare la mezzaluna, ma non è una mezzaluna, perché è solamente giù indietro. Allora, prendiamo gli stessi personaggi, così siamo sicuri. Dai. Dragon Ball Holly e Benji. Perdonate, Dragon Ball è sempre stato al massimo 1000 e Shiro. È vero. Chi prendiamo? Allora, chi prendiamo? Quelli che non abbiamo mai preso, dai. Krilli... No, prendiamo... Prendiamo i cattivi. Cell... Freezer, Cell e Majin Buu. Bravo. No, dai, Toro. Non lo so. Prendi di Moro. Ecco. Preso, preso. Decido io. Decidi tu. Vai, Moro. Adesso chiudiamo delle squadre, vediamo. Vai. Ma il menu delle squadre, premo X e fa quello. O X intendi quadrato. Perché io sto giocando con quadrato, la play, l'ho già ci detto. Sono le emote, c'è le emote, infatti mi sembra strano. Ci sono i messaggi predefiniti. Cazzo, io sono di colore merda adesso. Dai. Ma vaffanculo. Cazzo, sei proprio una merda. Allora, ricarichiamoci al massimo. Ok. Giù indietro dorsale e fa questo. Giù indietro dorsale. No, non è vero. Se lo fai bene fa questo. Ma... Fai giù indietro dorsale, aspetta. Il dorsale. Destro, dorsale destro. Giù indietro dorsale destro. Indietro dorsale destro. Moro, non è possibile. Giuro, gatto, non... Giù indietro dorsale destro. Guarda. Non so. Dorsale, non grilletto, no? Dorsale, t'ho detto, non, R1. R1, t'ho detto, tasto, quello lì. Non... No, questo qui è solamente il grilletto. Oh, ti è venuto. Allora è la mezzaluna e... Non è la mezzaluna, è giù indietro, la mezzaluna... Guarda, guarda. Cretino, la mezzaluna vuol dire fare tutto. No, la mezzaluna vuol dire fare giù indietro su. No, no, non serve fare su, per quello ti invece dico. Invece sì. No, io non lo faccio, Moro. Troia. Guarda. È perché lo premi per sbaglio, si vede. Ma non è vero, non è vero, neanche nei tasti c'è. Giuro. Non è la mezzaluna, te sicuro. Giuro, giù e indietro non funziona. Vediamo con Frisell. È grandissimo Frisell. Beccati il dito. Cell forma perfetta. Ma cosa fai? Mi Fortissimo. Prendi? Hai usato la forza? Sì. E invece cambio personaggio. Oh mio Dio, la Kamehameha di Dio. Quanto dolore. Ma hai fatto che al Cell? Che brutto che sei. Che brutto che Cell. E te la faccio anch'io. Enjuligenzi. Cos'è sta roba? Ah, è la... Aspetta che ti vengo vicino, lo faccio. Figlio, non hai fatto una sega. Ma anche col grilletto, fa dorsale o grilletto non cambia. No, per quello che ti dico, mi sembra strano, comunque non è una mezzaluna, è giù indietro. C'è una mezzaluna, con mezzaluna mi funziona. Ti ho spezzato. Aia, che males! Nel garretto, ora c'è rimasto male. Non ho mai usato Freezers, quindi non so i tasti. Che males! Dai, eri basso, non t'ho preso! Ti hai frisbee! Ah, il doppio Kienzan viola! Farà ricolpi sì, e con la X, tipo. No, no, è indietro. Come nei picchiaduro de una volta. Con la X fai il parry. Con la X fai il parry, sì. No? No, indietro è X, fai il parry. Sì. Sì, con la X fai il parry. Cosa fa? Mi impuzza! Dazzo! Suca! E schioppa! Il dito! Ma non ti prendo! Questo non mi prendi lo stesso! Porca e invece... Hai preso tutto! E niente. Sono bello! Mamma mia. Avrà... E distruggo la terra nel dubbio.
Era dove è scritta la vittoria, che bello. Che bello. Tutto apposta. Beh, ma Ramajin Buu, freezer così sbiadito. Era sbiadito e basta, ma dai. Beh, noi ci fermiamo zeri. Ci prendo le capsule. Sì, 1000 costa una capsula. Va bene. Io vi saluto, ragazzi. Ringrazio anche Moro per gli ultimi attimi di vita. Sono molto felice. E tolgo il cattura schermo qui. E noi ci vediamo domani sera. Con... Bella. Bella a tutti, raga. Siete i più fichi. A domani. Buonanotte a tutti. Come notte? Ho sbagliato. Perché sono abituato. Che buonanotte. Simpatico. È stata una bellissima live. Player unknown, Dragon Ball, cose che non sa Moro non sa giocare. A domani. Cosa? A domani, ragas. Buon pranzo. Bella, bro.